La community di Dark Souls è molto attiva, viva ed attenta ai dettagli nascosti nella saga From Software. Siamo forse fin troppo bravi a scavare nel passato di un mondo che non è mai esistito. Vorrei nei commenti condivideste con me quale substoria la vostra preferita nei vari titoli firmati da From Software ed inerenti alla serie Souls. Io comincio con il raccontarvi la mia. Viene da Bloodborne, sebbene sia al di fuori dell'universo Souls, è comunque una storia interessante che vado a raccontarvi. Come fosse vivere a Yharnam prima che le sue strade fossero pregne di sangue e di odore di morte non ci è dato saperlo. Lo stato di declino, il numero di abitanti infetti, il quale corpo ormai ceduto alla licantropia è troppo alto. Che lì si vivesse normalmente un tempo è quasi strano solo a pensarlo. Chi parlava scherzava e viveva in quelle strade, ora perennemente bagnate da lacrime di bestia, prova di una coscienza seppur offuscata. Le varie lanterne nei vicoli di questo posto segnalano abitanti rinchiusi in casa. Molti hanno perso il senno, altri ci additano come la causa di tanto dolore e devastazione. Alcuni semplicemente non parlano, pietrificati dalla paura, ma c'è una finestra che dà sul nulla, un vicolo cieco, dalla quale proviene una melodia, quella di un vecchio carillon. Dietro le tende all'interno di questa casa una bambina aspetta il ritorno dei suoi genitori. Sua madre si è allontanata nella notte della caccia per ritrovare suo marito, un cacciatore come noi. Lei ci riconosce dal nostro odore. Quella notte nessuno era rientrato. La sua richiesta è tanto semplice quanto impossibile visto ciò che ci siamo lasciati alle spalle. La madre aveva dimenticato a casa quel carillon. La bimba ci chiede di trovarla e portarglielo. Lo faremo. Oh, thank you. My mom wears a red-jeweled brooch. It's so big and beautiful. You won't miss it. Ma quando sarà troppo tardi? Gascon, cacciatore della chiesa e padre della bambina che ci ha donato il carillon, sopraffatto dalla malattia, ha già ucciso la moglie. Il nostro ingrato compito è quello di mettere a riposo l'anima di quello che una volta fu cacciatore della chiesa e padre amorevole. Quella bestia senza nome che pure al risuono del carillon qualcosa ricorda. Il corpo si ferma e il cuore rintocca, ma è troppo tardi. Gascon non è che l'ombra dell'uomo che era. Alla bambina non restava che quel carillon, e quando e se avremo il coraggio di informarla, questa non parlerà mai più. Alle volte la maledizione è non perderlo il senno, perché le speranze saranno anche le ultime a morire. Ma una volta spente, resta solo la devastazione. Di lì a poco anche il suo fuoco si spegnerà in un modo o nell'altro. Il pensiero di finire come Gascon ci tormenterà per il resto del nostro viaggio in quella cupa sebbene maestosa Yharnam. Certi che prima o poi il cacciatore diviene la preda, e la preda vittima a sua volta. E questa è la storia che più mi ha colpito, sebbene fuori dalla serie Souls, mi andava di raccontarvela. Il modo di dare spessore a tanta rovina per me è ineccepibile, un lavoro perfetto da parte del team di Miyazaki. Mi raccomando, lasciate la vostra, raccontateci perché amate questi titoli al netto della difficoltà. Un saluto da Luca per Spazio Games, alla prossima!